Massimiliano Pisazza, sono il curatore e direttore artistico della mostra della Galleria d'Arte Statuto 13 in Brera. E abbiamo presentato la mostra Documenta di Federico Garibaldi, che nella fattispecie è suddivisa prevalentemente in un percorso a tre, quindi racconta tutto il progetto, la natura progettuale dall'inizio fino ad oggi. Quindi vi è una parte dedicata alla fotografia di reportage documentaristica, che poi è appunto l'origine di Federico Garibaldi come artista, come fotografo artista, e una parte dedicata alla fotografia astratta, e infine invece una parte dedicata alla videoarte. Quindi sostanzialmente questo è il percorso di questa mostra, che speriamo possa avere una notevole attinenza, anche fruibilità, grazie anche al percorso che ci è offerto da Brera Arte in questi giorni. Buongiorno, io sono Federico Garibaldi e faccio sempre un po' di fatica a raccontare le mie fotografie, perché in realtà nascono con una progettualità quasi esterna, nel senso che mi piace raccontare delle storie e spesso mi limito proprio a, come posso dire, a rappresentarle. Sono tutte fotografie, tanto quelle in bianco e nero quanto queste astratte, quanto anche i due video che ho girato, che nascono in momenti, mi piace dire ludici, nel senso che alcune sono andate in vacanza, alcune sono state commissionate, ma sempre poi entrando nella situazione dove io ho chiesto a delle persone di fare delle cose, mi sono limitato a spiare quello che le persone fanno. Non gli do una lettura emotiva, non la do neanche alle foto astratte, dove ho ripreso dei momenti che mi piacevano, che mi attraevano, e in realtà non ho cercato di guidare le emozioni di chi guarda. Io ho guidato le mie, e è uscito un risultato estetico e cromatico di un certo tipo. Mi piace pensare che chi guarda queste foto possa provare delle emozioni, non sono io che voglio spiegare quali sono, quali devono essere. Ci sono due parti del mio mondo, ci sono due parti della mia, adesso anima è una parola molto forte, ma comunque insomma tutti abbiamo le nostre strutture, le nostre camere mentali, e io qua ne propongo due, insomma. Spero che piacciono e spero che questa opportunità, insomma, possa aiutarmi in un percorso di crescita, insomma, sia professionale che in qualche modo, piace dire, umano.